Finali nazionali giovanili under 16 femminili qua a Bormio nel palazzetto del Pentagono. Domenica mattina ci sarà la finalissima. Noi siamo con l'organizzatore delle finali, anzi addirittura della commissione organizzatrice dei campionati nazionali giovanili italiani, quindi Stefano Telese. Volevo chiederti come si svolge questa manifestazione, da quanto magari c'è questa formula in una località, perché ben 28 squadre saranno impegnate a Bormio e nei comuni limitrofi nelle nostre palestre, quindi chiedo appunto all'organizzatore come si svolge questo torneo. Innanzitutto buonasera a tutti. Parliamo del fiore all'occhiello della Federazione Italiana Pallavolo. Sono sei finali giovanili che dalla scorsa settimana fino alla prossima si sfileranno, ecco, in tutta Italia. Qui a Bormio avremo l'under 16 femminile, una delle migliori, se così si può dire, finali e per qualità e per quantità. Infatti, come dicevi, è una finale a 28 squadre. Sono già diversi anni che abbiamo battezzato questa formula, che coniuga al meglio sia la qualità e la rappresentatività di tutte le regioni d'Italia. Quindi ci saranno 28 squadre che verranno in due momenti diversi, cioè prima una fase di qualificazione ed un'altra finale dove hanno già avuto accesso le prime regioni nel ranking che la federazione annualmente va a stilare. E a testimonianza, ecco, dell'importanza dell'evento c'è il fatto che tutte e sei le manifestazioni, compresa questa di Bormio, vedrà la partecipazione di tutti gli allenatori, degli staff delle squadre nazionali, con la speranza, ecco, così come è avvenuto negli altri anni, di scovare i talenti che poi vedremo nelle varie nazionali giovanili e, si spera, perché no, anche in quelle seniores. Ecco, mi permetta una domanda un po' campanilistica. Come dicevo, Bormio abbiamo già ospitato le finali nazionali più volte. Ecco, come fa la federazione a individuare una località piuttosto che un'altra per ospitare le finali, e quali sono magari le caratteristiche che questa località deve avere? Diciamo che negli ultimi anni abbiamo provato ad alzare l'asticella. C'è stato un vero e proprio bando al quale hanno partecipato i comitati regionali della FIBAB. E è chiaro che organizzare una manifestazione così ampia, con una presenza così massiccia di atleti e atlete, richiede tutta una serie di skill importanti. E devo dire, non vorrei essere uccello del malaugurio, si dice dalle mie parti, che qui Bormio, con l'Unione Sportiva Bormiese, è garanzia di successo. Quindi ha partecipato la società insieme ad altre candidate, chiaramente poi in seguito a sopralluoghi svolti lungo tutto il territorio nazionale è risultata una delle migliori, diciamo così. Ecco, l'ultima domanda: l'Unione Sportiva Bormiese settore pallavolo esiste da circa 50 anni e ha investito molto su quello che è il settore giovanile, quindi in particolare sul settore giovanile femminile. Ecco, com'è la situazione in Italia per quello che riguarda i settori giovanili? Noi chiaramente magari conosciamo più le squadre impegnate nei campionati maggiori, che anni fa erano concentrate magari in regioni come Emilia, come la Lombardia, e magari meno sul territorio italiano. Adesso mi sembra che sia molto invece distribuito a livello territoriale la pallavolo nazionale. Anche sui settori giovanili è così, oppure c'è una differenza? Ecco, partendo dalla fine della tua domanda, mi verrebbe da dire è soprattutto così, nel senso che negli ultimi anni la bontà di queste organizzazioni delle finali e soprattutto dei settori giovanili delle società di tutta Italia è dato dai risultati delle nostre nazionali. Noi negli ultimi 4 anni abbiamo praticamente vinto tutto. Certo. Dalla prima nazionale, quindi la 16, la 15 e la 17, fino ad arrivare alle seniores, che sono campioni d'Europa in carica, e la maschile addirittura, come sapete, è campione del mondo in carica. Quindi quale migliore dimostrazione della qualità del lavoro che si sta svolgendo sul territorio, se non quella dei risultati delle nostre squadre giovanili. Perfetto, grazie mille, grazie, buon torneo a tutti, e ci vediamo nei palazzetti dell'Alta Valtellina. Grazie. Buonasera.